Salve care amiche ed amici, e salve in modo particolare al nostro amico Antonio Trotta, che ci segue da Facebook e da YouTube e forse anche da Instagram e da Google Plus, da Twitter. E a lui gli dedico, e anche a tutte e tutti voi, questo nuovo video tutorial sugli hold ringtones del Nokia Asha 302, col quale adesso mi sto riprendendo perché vengono meglio le riprese da vicino col Nokia Asha 302 che non con la filmatrice. La parte nella quale filmo i ringtones invece la faccio con la filmatrice Everio, perché non posso filmare il cellulare con lo stesso cellulare. Non ho un altro migliore, cioè ce n'ho un altro migliore, ma viene troppo pesante poi la registrazione da editare. Quindi godetevi il video che verrà sul Nokia Asha 302. Non faccio questa introduzione troppo lunga, se no poi il video lo edito in ore. Vi ringrazio di seguirmi. Se vi piace questo video, dategli like, commentatelo e condividetene il link, così aiuterete il mio canale a crescere e forse un giorno YouTube mi pagherà anche per questo video. I video che vi piacciono, mi raccomando, commentateli, commentate nella discussione del mio canale, mettetegli like e condivideteli. Grazie per il vostro contributo, dal vostro Saint Chan, e da inizio il video. Ciao. Care amiche ed amici, allora, come promesso, vi faccio un altro video tutorial sul mio cellulare Nokia Asha 302. Ammiratelo. Sul retro c'è una camera di 3,2 megapixel ed il microfono, cioè no, microfono, perdon, il parlante. Faccio tutto in un unico video senza fare tagli, pure gli errori. C'è il parlante da dove si ascolta la musica, perché poi invece, vabbè, qua c'è il parlante per ascoltare le chiamate, e qua c'è il microfono. Vabbè, ma questi sono dettagli tecnici che vi ho spiegato in un altro video. Se voi vo vorrete guardare il tutorial sul Nokia Asha, hanno fatti, non mi ricordo quando, devo fare un tutorial completo. Ma non è materia di questo video. Questo invece è un cellulare. Non so se ho fatto. Mi sembra che ho fatto un tutorial su questo. Andatelo a guardare. È il touch screen. No, Genius Touch, perdon. Oggi sto sbagliandomi una volta dietro l'altra. Vabbè. Genius Touch Nossa. È un clamshell. Uno che si apre in questo modo. Vabbè, ma adesso quello che ci interessa di più è fare il tutorial sui ringtones del Nokia Asha 302. Allora lo accendiamo, se no non c'è tutorial. Come vedete, c'è una bella immagine di wallpaper. Allora entriamo nel menu.
Allarme. No, non è questo il menu che dovevo entrare. Vediamo se entro nelle applicazioni. Neanche questo, io ogni tanto mi scordo quello che devo fare. Neanche questo, e questi sono gli inconvenienti dal vivo. Ho trovato. Come vedete sono tutte datate del 2012. Thank you.
ha molti suoni. Questo cellulare.
Scusate, ma c'ho una casa rumorosa, il cane abbaiava. Thank you.
ho dovuto passare dalla micro SD alla memoria integrata della filmatrice perché era finito il tempo. Ecco, è tutto. Sono finiti i ringtone perché i ringtunes tones perché ci ritroviamo all'inizio. Spero che questo video sui sugli old ringtones vi sia piaciuto. Del mio Nokia Asha 302 che è venuto con una configurazione di idiomi, come potete leggere qua, automatico inglese, spagnolo, portoghese, francese e neozelandese. E vabbè, potrei scegliere in inglese. English language, Davis language, però siccome io me la cavo in diversi idiomi, ho scelto anche, tanto per cambiare, perché al giorno d'oggi tutto è scritto in inglese. Allora, un altro tutorial che vi faccio di passo è che il Nokia Asha 302, nella versione che ho io, ti permette di usare i seguenti linguaggi: automatico, inglese, spagnolo, portoghese, francese, neozelandese. O Netherlands, paese, ah no, perdon, che dico, faccio una gaffe, non è in diretta, stavo per dire non è registrata, è registrata, è in differita, però io, fedele alla mia integrità di youtuber, ve la lascio questa papera. Netherlands, Paesi Bassi, e l'ho ripetuto molte volte in neozelandese, no? Come per non essere allora. L'impostazione degli idiomi: automatico, inglese, spagnolo, che sta scritto in spagnolo, portoghese, che sta scritto in portoghese, francese, François, che sta scritto in francese, di nuovo Paesi Bassi, cioè olandese, che poi l'Olanda e l'olandese sono una frazione dei Paesi Bassi. Quindi vabbè, ho già scelto l'inglese. Come si potrà vedere, adesso appare Saturday 4/9/2017. E
Silent, non so che cosa. E poi appare un bel wallpapers, bello, no? Strafigo. Beh, con questo vi lascio, se no il video viene troppo pesante. Con questa bella immagine. E spero che il mio video tutorial sui ringtones, old ringtones del Nokia Asha 302 vi sia piaciuto, perché di sicuro il wallpapers vi piace. Alla prossima! Ciao ed arrivederci dal vostro Sant'Enchan. Cari amiche e cari amici, qui si conclude il video tutorial riguardo gli old ringtones del Nokia Asha 302, e quindi sono degli old ringtones perché sono dell'anno 2012. Molti di voi avranno avuto questo cellulare, ma molti altri di voi avranno avuto qualche altro Nokia, oppure non avranno avuto un Nokia, avranno avuto qualche altro Asha, volevo dire, o non ce l'avranno avuto. Con questo i nostalgici rivivranno i ringtones dei cellulari Asha, in modo particolare del Nokia Asha 302, perché non so se gli altri Nokia Asha avessero avuto dei ringtones uguali. E quanti non hanno avuto un Nokia Asha in generale e un Nokia Asha 302 in particolare, si sono tolti lo sfizio e la curiosità di vedere com'erano i ringtones, e magari potranno selezionare qualcuno di loro per adattarlo al proprio cellulare, perché basterà scendere l'audio del video e poi ritagliare la parte del video corrispondente a un ringtone per metterlo nel proprio cellulare, o magari ritagliare dall'audio del video tutti i ringtones ed avere un repertorio di ringtones per il proprio cellulare Android o iPhone, se vi sono piaciuti. Quindi, se questi ringtones vi sono piaciuti, se questo video vi è piaciuto, dategli like, commentatelo e condividetelo. Ancora una volta vi saluta il vostro Sant'Enchan, concludendo questo video che spero vi sia piaciuto e contribuirà a, non so, alla vostra conoscenza riguardo i cellulari del passato. Grazie di tutto, arrivederci. Vi ricordo che già ho registrato altri video, almeno uno sul Nokia Asha 302, però devo ancora fare un unpacking completo. Prima o poi lo farò, mostrandovi la scatola, le sue funzioni generiche, però lo farò solo a una condizione: che questo video abbia il dovuto successo, perché altrimenti, voglio dire, cerco di fare video su altri argomenti, che mi costa un po' fare i video. Allora, se solo per 200 visioni, non è che ne faccio un altro sullo stesso tema. Quando questo video sarà visto da molte persone, quando avrò molte richieste di fare un unpacking sul Nokia Asha 302, vi farò un unpacking completo come l'ho fatto per questo cellulare, un Genius Touch modello Nossa, che già vi ho fatto vedere in mezzo a questo video. Grazie di tutto ed arrivederci dal vostro Sant'Enchan. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi, iscrivetevi al canale, aiutatemi a superare quota 1000 iscritti, così poi quando riprenderò a fare da gennaio i video live streaming, potrò partecipare anch'io della monetizzazione del chat, in modo che chi vorrà contribuire alla mia produzione di live streaming possa pagare per i suoi chat e io ricevere qualcosa di denaro, perché già ho sfiorato dall'inizio dell'anno quota 55 dollari. Se io potessi monetizzare i miei chat, magari supererei quella quota, anche se ogni volta c'ho in chat due o tre persone.
Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Già sto per raggiungere quota 1000 iscritti. Mi raccomando, vi ringrazio di tutto. Aiutatemi a raggiungere quota 1000 iscritti. Fate scrivere amici, contatti, iscrivetevi voi. Grazie di seguirmi, bla bla bla. Ciao, l'ho detto anche all'inizio di questo video. Commentate, mettete like, condividete. Ciao, dal vostro Senten Chan. E prossimamente tratterò di fare altri video tutorial. Mi raccomando, suggeritemi temi e soprattutto guardate i tutorial che io ho fatto, altrimenti non ne farò più di tutorial. Ciao.